Bene. Ci è già passato tra le mani un dispositivo del genere circa un anno fa, forse qualcosa di più, e ne ha parlato il nostro Ferri. Trovate il video qua su sul canale. Ma visto che siamo alla seconda iterazione, ho pensato di parlarvene utilizzandolo fin da subito. Quindi poi vi farò vedere magari qualche paragone. Sto chiaramente parlando di lui, quello che sta registrando la mia faccia e anche la mia voce. Quindi se non c'è un audio fantastico, probabilmente è perché non c'è un microfono dedicato tra me e lui. L'audio forse non sarà dei migliori in ogni caso. Ho pensato di usare subito Osmo Pocket 2 per registrare il video per farvi vedere già da subito alcune delle sue funzionalità. Al momento è collegato allo smartphone, quindi ha già tutta un'impostazione differente anche a livello di impostazioni che io posso andare a toccare tramite l'applicazione, ma di base è stracomodissimo anche da utilizzare standalone, quindi è un piccolo gimbal, piccolissimo, ve lo sto mostrando anche con delle immagini, letteralmente tascabile. Questa è la sua cover, quindi vi dà un'idea più o meno delle dimensioni che ha il gimbal in sé. E si tratta a tutti gli effetti di una piccola telecamera, una piccola videocamera tascabile, letteralmente, che in questo caso è stabilizzata meccanicamente su tre assi, come anche abbiamo visto nel caso del suo predecessore, l'Osmo Pocket in prima versione, ed è uno dei prodotti probabilmente più interessanti di DJI, della lineup di DJI, almeno per quanto riguarda ovviamente il nostro ambito, il mio in particolare, perché è davvero super comodo da usare ed è fighissima la resa che ha, soprattutto per le cose che riesce a fare. Ma andiamo con ordine. Ma prima di questo, il video di oggi è realizzato in collaborazione con War of Warship. Difficile che non ne abbiate mai sentito parlare, ma se così fosse, ecco cosa dovreste sapere. War of Warship è uno strategico online a squadre focalizzato sulla battaglia navale e totalmente free to play. Conta una flotta di più di 200 navi storiche a cui potrete accedere per le vostre battaglie in mare, tra cui anche alcuni famosi modelli italiani. In più, il gioco ha introdotto da poco anche i sottomarini. Potrete comandare il vostro cacciatorpediniere, incrociatore, corazzata o portaerei e vivere insieme ai vostri amici online, ovviamente, avvincenti battaglie dove la strategia e la tattica sono l'elemento fondamentale. Se apprezzate il genere o siete amanti delle battaglie navali videoludiche, è un titolo assolutamente da provare, soprattutto perché free to play. E se vi state registrando per la prima volta e lo fate tramite il link che trovate qua sotto in descrizione, avrete accesso a un piccolo pacchetto di benvenuto con inclusi 200 dobloni, 2 navi bonus, 20 mimetiche, 2,5 milioni di crediti in gioco, ovviamente, e 7 giorni di premium. Lo starter pack più o meno al valore di 25 euro circa, quindi fateci un salto e fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ma ora torniamo a noi. Il sensore incorporato, adesso mi riprendo la mia faccia come tracking, ok? Il sensore incorporato non è gigantesco, però è molto luminoso, riesce ad arrivare a un'apertura di 2.0, f2.0 e riesce a registrare video. In questo caso non lo è, però riesce a registrare video fino a risoluzione 4K 60 fps. Anzi, adesso stoppo e riprendo in 4K. Dicevo, registrazione video fino a risoluzione 4K 60 fps, ora sono in 4K 60 fps e la differenza sostanziale è che non si può più tracciare la mia faccia, quindi il gimbal non mi può più seguire perché la follow mode è disponibile per i video solo fino a determinate risoluzioni, e questo già è un punto un po' che fa storcere il naso, però su cui si può passare sopra, diciamo. Ora però ci stacchiamo dallo smartphone, così vi faccio vedere anche un po' come si comporta la stabilizzazione, no? E un'altra delle cose veramente fighe di questo DJI Osmo Pocket 2 è ovviamente la porta universale, che in qualche modo esisteva a livello di adattatori anche per l'uno, ma forse non in questa maniera così semplice. In questo caso io ho appena rimosso il connettore USB-C che stavo utilizzando, con appunto il connettore dedicato per attaccarlo allo smartphone. Adesso metto una cosa carina, il joystick, e ora posso controllare il movimento e lo zoom. Ok, ora ci siamo. Bene, sto passando da un'area buia e ora passo a un ambiente diverso, così vi faccio un po' vedere che cambia. Vado un po' fuori, così c'è della luce naturale, forse un po' troppa luce nello stesso momento. Come
Come dicevo, una delle cose fighissime di Osmo Pocket 2 è la stabilizzazione meccanica su tre assi, cosa che su gimbal di queste dimensioni è veramente difficile immaginare. Si può tranquillamente muoversi con il gimbal e muoverlo molto velocemente e lui stabilizza veramente molto molto bene l'immagine. La batteria integrata è da più di 800 mAh e dovrebbe reggere in registrazione anche fino a 140 minuti. Per quello che abbiamo potuto provare, visto che abbiamo provato varie modalità di ripresa, non abbiamo concretizzato proprio questo risultato, è stato leggermente meno, intorno alle 2 ore o qualcosa di meno, però stiamo comunque parlando di una buonissima autonomia se considerate il tipo di riprese che poi può ricavare da questo piccolo gimbal. Come dicevo, il microfono è integrato, ma una cosa carina del microfono è che sono inclusi più microfoni e a seconda di dove viene posizionata la camera, a seconda di come viene girato il gimbal, la camera che segue il movimento oppure no, in teoria dovrebbero essere posizionati anche i microfoni. Quindi se la camera è posizionata sul retro, ad esempio, si dovrebbe attivare il microfono posteriore, mentre al contrario, se la camera è posizionata sul davanti, dovrebbe attivarsi i microfoni quelli frontali. Come vi dicevo, in 4K la modalità follow non esiste, però in Full HD si può attivare ed è veramente uno spettacolo. Segue il soggetto che voi gli indicate di seguire, sia tramite l'applicazione, che ovviamente è molto più comodo selezionando l'area di competenza del soggetto, sia tramite direttamente il gimbal tenendo premuto sul soggetto che state e volete seguire. Ma non sono solo queste le modalità di ripresa, perché ce ne sono veramente tante altre, dallo slow motion all'hyperlapse, al timelapse più classico, che effettua già anche lui dei movimenti di camera di modo da simulare appunto una sorta di pan, una sorta di tilt o quello che desiderate. In ogni caso, esistono diverse modalità di video anche per quanto riguarda la creazione di video che potete fare dall'applicazione. Potete creare una sorta di video già semi montato in un certo senso, facendo fare dei movimenti preimpostati alla camera e poi montandoli insieme in una sorta di mini clip, quindi effettuare dei b-roll, delle riprese con già dei movimenti di camera che lui effettuerà in automatico. Durante l'utilizzo è chiaro, scalda un pochettino, quindi man mano che andate avanti con la ripresa video, con la foto o utilizzandolo comunque per tanto tempo, lui un po' si scalda di fatto. Infatti io adesso lo sto tenendo in mano, sto registrando da 5 minuti circa e effettivamente si sta un po' scaldando. La cosa figa in questo caso è che DJI Osmo Pocket ha un sistema di raffreddamento effettuato passivamente, quindi che non dovrebbe compromettere in alcun modo la rumorosità, in un certo senso, che per i video ovviamente è fondamentale, quindi non andrà a compromettere la qualità video sonora a causa di un raffreddamento di qualsiasi tipo attivo. Il display del piccolo Osmo Pocket 2 è touch, quindi potete effettuare tutte le manovre, tutte le impostazioni dei video, delle foto che volete, anche andare a selezionare la modalità direttamente dal dispositivo senza per forza dover passare dall'applicazione. Chiaro è che utilizzando DJI Mimo, che è l'applicazione dedicata, avrete accesso a tutta una serie di funzioni e opzioni professionali anche a livello di ripresa o di fotografia che dal dispositivo stesso non potrete attivare, o comunque non altrettante, diciamo. Insomma, è un prodotto davvero interessante, però è un qualcosa che forse è limitato a solo un determinato tipo di pubblico. Io sono abbastanza intrippato da questo dispositivo, ma perché effettivamente fa il caso mio, è del mio ambito. Però mi rendo conto che forse non interesserebbe a tutti allo stesso modo. Però c'è un campo applicativo, ci sono diversi campi applicativi che potreste prendere in considerazione, ad esempio portarvelo in gita se viaggiate tanto, se vi piace in generale visitare posti nuovi, potrete portarlo in giro come camera tascabile, per cui poter fare delle riprese stabilizzate, potervi anche riprendere voi o voi, i vostri amici, i vostri parenti, familiari, eccetera eccetera. L'unica cosa che devo ancora verificare al meglio è come registra l'audio, e di questo ho un po' paura effettivamente. Ma adesso quello che vorrei provare a fare è registrare un video con lui affiancato alla mia Sony full frame, giusto per farvi vedere la differenza. Stiamo chiaramente parlando di sistemi
sistemi completamente diversi. Qui ci sono migliaia di euro di attrezzatura tra mirrorless, schermo, microfoni che sto utilizzando, quindi la voce che state sentendo adesso è registrata da un microfono attaccato a una mirrorless da centinaia di euro. Mentre da questa parte abbiamo l'Osmo Pocket senza niente, con i microfoni che stanno registrando da lui e non da un microfono di qualche tipo, e con un angolo di visuale, una focale completamente diversi ovviamente, però Osmo Pocket costa come prezzo di riferimento 359 euro e la qualità non è poi così male. Unica recriminante che ho per quanto riguarda la qualità di Osmo Pocket è che in situazioni in cui la luce, il controluce fanno un pochettino, danno un pochettino fastidio, allora in quel caso l'abbassamento di qualità, la granatura del video si vedono e si fanno notare molto. Questa è l'unica cosa che non mi ha convinto molto, soprattutto perché se devi utilizzarlo in qualsiasi condizione, in qualsiasi situazione, capiterà sicuramente un controluce, capiterà sicuramente un passaggio in un ambiente scuro e così via. Ma per tutto il resto, Osmo Pocket è davvero un dispositivo interessante. È veramente piccolo, ragazzi. Cioè, ve lo sto facendo vedere in questo momento, è veramente piccolo. E come vedete, da utilizzare è molto molto agile e la stabilizzazione, in questo caso la state vedendo, non è per niente male. Osmo Pocket è un dispositivo davvero interessante, vi lascio qua sotto in descrizione il link per approfondire, ma voi assolutamente fatemi sapere che cosa ne pensate di questo dispositivo, se già lo conoscevate. Adesso vi sto facendo soffrire il mal di mare a far vedere le riprese fatte con l'Osmo Pocket adesso. Insomma, fatemi sapere tutto quello che volete qua sotto nei commenti. Io vi do appuntamento come al solito nei prossimi giorni con tanti altri video ancora. Ciao!